Scusi, noi abbiamo una certa fretta, avvocato. Voi? Io ho un'agenda fitta di appuntamenti. Andale, andale. Vengo giù. Arribe. E ablamo. La battaglia di Annibale e Abramo. Ma che Annibale e Abramo? Arribe e ablamo. È spagnolo. Venga su, la aspettiamo. Ma tu lo sapevi che l'avvocato è spagnolo? No, non lo sapevo. Saponè, mi raccomando. Pulizia. Ci dica, noi possiamo venderla alla casa perché per il testamento saremmo obbligati a stare insieme. Certo. Le volontà di nostra madre erano queste. Sì, ma l'obbligo testamentario è un obbligo di carattere morale, non giuridico. Sapeva. Ma sapevi cosa? Perché fai finta di non capisci lo spagnolo tu? Che sapevi tu? No, adesso ce lo traduci in italiano, questo cavillo spagnolo. Qual è il cavillo spagnolo? No, scusi, avvocato, siccome lei l'ha detto in spagnolo, forse questo cavillo giuridico potrebbe... Ma lo dite in italiano, che spagnolo? Ma è sicuro? Se lo dice l'avvocato che è spagnolo... Io sono spagnolo, chi è spagnolo? Lei che è spagnolo, dico. Ma chi è spagnolo? Là siete sereni, no? Io non sono spagnolo, sono italiano. Sì. Genitori spagnoli. No, genitori italiani, che è spagnolo. I nonni, sì, forse. Italiani, tutti italiani. Ma non si, nazini. Miei nazini, hanno un onore, tutti. I miei parenti sono tutti italiani. L'unica in famiglia spagnola siete voi. Esatto. Io sono italiano, è chiaro? Non ti preoccupare, mamma. Penso a tutto io. Io non so come siete abituati in Spagna, no, ma qua in Italia... Una volta con la Spagna, mo! Un'altra volta con la Spagna! Scusa, ma perché mi dovete dire che sono spagnolo per aver detto una parola? Guardate le voci! Dovete... No, avete capito che sono italiano? Lo dovete dire! No, lo dovete dire! Dite che sono italiano! Dite che sono italiano! Fallo contento! Guarda, ma magari fallo contento! Io sono italiano, lo dovete dire tutti! Ma perché mi state addosso? Non sentivo un calore qua dietro! Ma com'è possibile che non ci capiamo? Vi ho detto che la casa la potete vendere! Ah. Soprattutto se è vero quello che mi avete detto di vostro fratello Cinco. E allora nessuno vi può costringere alla convivenza. Sì, tutt'al più quello potrebbe essere un obbligo di carattere morale, ma non giuridico. C'è la legge che ha detto prima. Bravo, l'ho detto... Ho detto. Aspetta, quando la traduce in italiano la legge spagnola è conveniente, insomma. No, dico la legge. Hai visto? Mica posso passare un qua. Allora, questa è la proposta d'acquisto. In italiano? In italiano, che facevo? In francese facevo? Allora, se vi volete vendere la casa, vendetela. Sì. Se ve la volete tenere, tenetela. No, vogliamo... Volete chiudere a Chicken Clinic e vedete voi la casa? Sì. Fatelo. Io vi do un consiglio. Lasciate a Chica casa e chiudetevi voi. Va bene. Ma non so chiudersi lui stamattina. Voi venite da cena, come sarà? Voi venite da cena, hanno vegliato voi Speedy Gonzales. Io una parola, ho detto spagnolo, ci sono fissato che sono spagnolo. Io sono napoletano, chiaro? Sono nato a Via Toledo, quartiere spagnolo. Ma io da venna a fanculo. Ciao a tutti, oggi sono in vena di curiosità e ne voglio condividere una con voi. Ho scoperto che voi sapete che è in cattivissimo me due Lucy Dagru il suo numero di telefono. Ecco, io ho scoperto che questo numero di telefono è vero. Cioè, se voi andate in America e lo chiamate, risponde Lucy. Cioè, Kristen Wiig, la doppiatrice di Lucy, e vi parla. Quindi io quasi quasi ve lo do, ve lo segnate, andate in America, se andate in America lo chiamate, poi ci scrivete cosa dice Lucy. Ed è 626-584-5723. Ecco, fateci sapere cosa dice Lucy e noi ci rivediamo alla prossima curiosità e al prossimo video. Ciao a tutti!